Rinaldi? Allora, Ha visto un altro film, Rinaldi, forse, o no? Io ho visto un altro, ci vede che qui in streaming ne davano un altro, perché Salvini non ha vinto, ha stravinto, ma di brutto pure. Poi, e poi lasciamo giudicare i cittadini italiani, che pensano, penso sicuramente siano molto, ma molto più intelligenti di tutti quanti. Poi volevo rispondere al discorso del 33% da inserire in Costituzione. Sì. Certo, è una cosa meravigliosa, però prima di fare una proposta del genere bisognerebbe abolire completamente, cancellare l'articolo 81 della Costituzione, che prevede di fatto l'introduzione del principio del pareggio di bilancio, altrimenti non è possibile, no, mettere nessun tipo di tetto o di livello dell'imposizione fiscale. No, quindi togliamo prima l'articolo 81. Sono due discorsi completamente diversi, che viaggiano su discorsi paralleli. Un conto è il tetto massimo di tassazione, un conto è sostenere i conti dello Stato, ma non sono due cose che possiamo mettere sullo stesso piano, sono due cose che vanno su piani diversi, non facciamo un po' di confusione. Un conto è il tetto massimo, se permette, no, la sta facendo lei, perché dove le prende le risorse? Sotto l'albero lo prende, come il gatto alla volpe, scusi. E quindi per far quadrare i conti dobbiamo alzare le tasse? Io dico di no, lo Stato deve fare spending review, deve mettere in campo tutte le norme per evitare... Lei sa che cos'è Ameco? È il database dell'Unione Europea, quindi non è che di parte, dovrebbe essere super parte. Non sa che l'Italia è fra i paesi che come spesa primaria, cioè al netto di interessi, spende meno della media europea? Lei lo sa questo? Lei vuole tagliare fuori di più? Certo, e quindi dobbiamo che cosa le tasse. Noi possiamo abbassare. Esatto, quindi lei vuole abbassare ancora il livello rispetto agli altri paesi della spesa. Per esempio, introducendo una flat tax invece che andare a tassare come stiamo facendo. Vabbè, sulla flat tax vi trovate d'accordo. Benissimo. Scusate, Mandelli e Rinaldi, vi blocco un attimo.